chiamare la banca dicendo: voglio trovare, ho questo problema, sono un tuo consumatore, voglio trovare una soluzione, mi sento gravato, la mia situazione è diventata eccessivamente onerosa, sediamoci al tavolo e cerchiamo di trovare una soluzione. E così è molto più facile farli sedere al tavolo. Ma perché da noi? Non mi piace così, ovvio che io lavoro in questo organismo, ma io ho scelto di lavorare in questo organismo, potevo lavorare in altri organismi, io ho scelto perché come avvocato e quindi come professionista io volevo utilizzare questo strumento, e non solo come professionista che si è formato in studi anglosassoni, quindi per me il giudizio è un'eventualità. Per me le cose si dovevano risolvere in maniera stragiudiziale, quindi io sono stata formata, fuori la mediazione è una cosa normalissima, negli Stati Uniti viene usata anche nel campo penale, quindi, però io volevo trovare un organismo che mi desse ampi margini di manovra, quindi che non mi ingessasse, siamo già ingessati dal giudizio, con le domande nuove, non nuove, cioè ingessati in un binario che è quello normativo, quindi volevo trovare uno strumento che mi portasse allo stesso risultato di un giudizio, perché ovviamente gli accordi hanno, come sapete, valore di sentenza, ma dove l'abilità, la creatività di noi avvocati potesse aiutare i nostri clienti a raggiungere veramente la soluzione. E quindi, tornando al nostro regolamento, la cosa molto importante è questo dell'avvio unilaterale, perché l'avvio unilaterale comporta tanti vantaggi, non solo quello di non far fallire, come dico io, la mediazione, perché se la banca è ostinata, si siede e dice no, i soggetti sono due, anche davanti a ICAF la mediazione fallisce. Noi siamo riusciti a non far fallire questa mediazione, ma dopo ve lo racconteremo. La banca era venuta con una mission e dopo ha cambiato idea. Però consente anche di far lavorare sia la segreteria ma anche noi stessi mediatori. Perché un'altra, voglio dire, clausola del regolamento ICAF che io amo molto, che non se l'ha inventata lui, l'ha imposta, quanto è che è stata approvata dal Ministero, non lo devo dire perché già viene vista. Richiama la legge, l'articolo 7 del DM 180, ormai ogni volta che parlo dico io telefono ai sensi del DM, articolo 7 del DM 180. Cosa dice questo articolo? Dice che il personale della segreteria su indicazione, su espressa richiesta del responsabile dell'organismo o i mediatori possono favorire la partecipazione della controparte con ogni mezzo, quindi anche con una telefonata. Quindi, in termini pratici, viene avviato, allora la banca non si presenta e manda una comunicazione, la comunicazione anche per i giudici non è sufficiente per chiudere negativamente un procedimento, è legittima la parte stante con soli 61 euro, IVA compresa, ad avviare il procedimento. A quel punto si scatena tutta un'attività dell'organismo, compresa quella del collegio mediatore. Quindi io personalmente, quando sono investita della pratica, chiamo l'istituto di credito, quindi viene innanzitutto fatto il verbale di programmazione dove vengono elencate tutte le sentenze che dicono alla banca che ti saresti dovuta presentare perché sennò puoi avere questi effetti in giudizio. Dopodiché si apre il verbale di primo incontro, magari viene riformulata l'istanza in maniera più conciliativa, viene fatta una proposta della parte istante. Normalmente, almeno personalmente, io faccio le proposte, però in queste materie così tecniche, proprio per garantire professionalità e imparzialità, io le faccio solo a seguito di una perizia econometrica. Cioè io non posso basarmi su quello che mi dice la parte istante o sulla perizia della parte istante, per cui molte volte io consiglio, se proprio dovete spendere questi soldi, perché non capisco perché, ma i CTU sia del tribunale che quelli di parte in queste materie sono i più cari di tutti, anche quelli dei medici, anche quelli, non so, geometri, architetti, sono molto cari, allora tanto vale valorizzare una perizia e farla in mediazione, perché uno potrebbe veramente avere gli effetti in giudizio, come dicono ormai i tribunali di Roma e Milano,
Secondo, una volta che la devi pagare vale sempre di più di una perizia in parte e consente a un mediatore che vuole fare seriamente il suo lavoro di formulare una proposta sulla base di una sua relazione tecnica imparziale. Allora, già in questa fase le banche, per non così far decidere ad un terzo in assenza, si possono presentare, ma poi avviene proprio un'attività diretta da parte dei mediatori, quindi che contattano il responsabile, il funzionario o il responsabile lì dove c'è stato bisogno anche i vertici della banca o dell'istituto di credito, in alcuni casi l'abbiamo fatto e lì lo scossone è ancora più forte, per cercare di favorire la partecipazione, e molte volte il mediatore riesce di più, e io ripeto sempre anche queste cose, per un gioco di pirandello. Cioè, ognuno di noi recita un personaggio, se io sono l'avvocato, io sono il difensore di una parte, mi devo schierare fino alla fine a difendere gli interessi del mio cliente, questo me lo richiede il mio codice deontologico, ma se sono un terzo imparziale, devo cercare di bilanciare gli interessi di entrambe le parti, ecco perché perlomeno personalmente non scrivo mai una proposta senza una perizia oggettiva, ma questo la banca lo percepisce la serietà di un accertamento obiettivo, serio, e non di un attacco così che non ha senso. E devo dire che queste battaglie noi le abbiamo iniziate qualche anno fa, ma oggi le banche si siedono e raggiungiamo gli accordi, perché se si siedono raggiungiamo gli accordi. E, per ritornare, e poi lascio la parola a mia collega, noi abbiamo vissuto una mediazione molto interessante dove una banca, un grosso istituto di credito, ha premesso che voglio fare una differenza, gli istituti di credito italiani e quelli stranieri, superando anche i filiali italiani, quelli stranieri si siedono e hanno voglia di risolvere la controversia, questo ormai è un dato di fatto. Su quelli italiani, allora avevamo questa controversia, ovviamente sempre qui anatocismo, in realtà c'è un problema di rate non pagate di un mutuo per l'acquisto di un immobile, si siede schierata la banca personalmente col suo funzionario unito di delega insieme al suo avvocato. E poi c'era la parte stante con il suo avvocato e la banca dice: ah, ecco, questo siamo all'istanza di vendita, quasi all'istanza di vendita. Noi ci siamo seduti perché, voglio dire, ma non ha più senso oggi, non è più possibile, perché questa banca ormai ci conosceva, quindi aveva veramente citato da manuale, non è più possibile per noi andare avanti perché siamo già all'istanza di vendita, quindi ormai siamo alla fine della procedura, lui non ha pagato le rate. Quindi io e lui ci siamo divisi, abbiamo condotto eccezionalmente una programmazione molto lunga e dove abbiamo evidenziato ognuno nel suo ruolo, io ero con la banca, ci siamo invertiti i ruoli, lui era con i consumatori, io ho evidenziato alla banca quanto veramente, verosimilmente avrebbe ricavato dalla vendita di quelli